La complessità socioculturale del contesto attuale richiede che la scuola e la famiglia si impegnino per rinsaldare quella che è l'alleanza educativa. Questo è particolarmente vero in tutti, diciamo, in tutte le situazioni in cui si vanno a toccare dei temi sensibili. Mi riferisco ad esempio alla strutturazione dell'identità, agli aspetti che riguardano la sfera dell'intimità, delle relazioni e dei valori morali. E tutto questo chiaramente richiede che venga salvaguardata la priorità genitoriale, così come diciamo, è codificato dal diritto nazionale e internazionale. E quindi l'unico modo diciamo, di procedere per salvaguardare opportunamente e bilanciare gli interessi che sono in gioco è quello di un'informazione che sia il più possibile esaustiva e tempestiva, unitamente a alla pratica del consenso informato, attraverso il quale appunto i genitori vengono coinvolti direttamente e possono esprimere il loro assenso o diniego alle iniziative che vengono proposte. Tutte le volte che non c'è, diciamo, un'adeguata condivisione e consapevolezza da parte dei soggetti che vivono, diciamo, il percorso formativo, in questo caso degli alunni, dei bambini, c'è il rischio che ci siano delle forzature, questo chiaramente bisogna dirlo. Bisogna veramente puntare sul fatto che i bambini vivono già nel loro contesto di provenienza, che appunto è la famiglia, una continuità di valori, di scelte che sono appunto decisive per il loro sviluppo e la loro crescita armonica. Il titolo serve a evocare il fatto che c'è una situazione, come si diceva prima, difficile da decifrare nell'immediato, quindi bisogna dare una visione d'insieme che guardi anche a quelli che sono gli sviluppi possibili, in modo che appunto ci sia una consapevolezza su quello che i nostri figli hanno davanti. Ecco. Si è voluto offrire diciamo, un'opportunità per la cittadinanza, in senso ampio, per avere appunto degli strumenti ulteriori in modo da valutare in maniera consapevole la situazione attuale. Buonasera a tutti. Non crediate che voglia fare il megalomane con due microfoni, è solo un'esigenza, per il fonico. Non importa quanti siamo, importa che ci siamo. Il titolo dell'incontro di questa sera, come vedete, è Tanti punti fanno una linea. Quando ho letto questo titolo, ho ripensato alla definizione della retta in geometria. La retta è il luogo geometrico dei punti, una tragedia di quando andavo a scuola, però effettivamente mi ha fatto pensare al fatto che ciascuno di noi è un punto, ma tutti abbiamo un posto in questa linea che andiamo tracciando. E questa linea che andiamo tracciando è una linea che riguarda il ruolo di ciascuno di noi nella vita sociale, individuale e pubblica. Questo ruolo questa sera è prevalentemente dedicato e declinato nell'area, chiamiamola così, pedagogica, cioè nell'area educativa, in particolare nell'area educativa che riguarda le famiglie, che riguarda i figli che crescono, che riguarda l'inserimento di questi due momenti fondamentali che sono l'essere genitori e l'essere figli nel percorso scolastico. L'iniziativa di questa sera nasce senza sigle perché nasce dal basso, nasce cioè da qualche sensibilità di genitore che ha colto qualche elemento di criticità in qualche momento proposto in ambito scolastico. E queste criticità hanno dato lo stimolo perché ci potessimo trovare questa sera a riflettere insieme su alcune questioni che riguardano il nostro essere genitori, nel mio caso anche essere nonno, nel nostro essere educatori a vario titolo e nel nostro voler accompagnare i figli e i ragazzi nel percorso di crescita. Per fare questo, la serata la organizziamo in questo modo. Ci sarà una breve presentazione da parte di un genitore, diciamo così, del genitore che ha creato l'innesco di questa bella occasione di incontro in questo posto magnifico che non conoscevo. Si sa, i pesaresi non conoscono le bellezze di Fano, avrete pazienza, io da pesarese purtroppo ho questo difetto. Poi cercheremo di leggere, dopo questa presentazione, la realtà sociale, il contesto, chiamiamolo culturale antropologico,
nel quale ci muoviamo, e in questo ci aiuterà Andrea Montalbini. Poi cercherò, io di mestiere faccio il medico, di proporre alcune riflessioni di natura scientifica su che cosa significa essere maschio ed essere femmina. E poi, in conclusione, ma solo perché vogliamo dare la platea migliore ad una signora, la dottoressa Fortuna, Consuelo Fortuna, pensate che cognome, uno spettacolo, anche il nome c'è, assolutamente, assolutamente, Consolazione, però è più bello Fortuna, perché sennò uno per essere consolato vuol dire che qualche disgrazia l'ha avuta, quindi la dottoressa Fortuna, che è una psicologa, ci aiuterà nel percorso di comprensione di che cos'è l'identità, ok? Quindi questo sarà un po' il dipanarsi di questa sera. Abbiamo scelto per volontà degli organizzatori di non creare un'occasione di dibattito, perché le suggestioni, gli stimoli che riceveremo saranno già abbastanza, hanno bisogno di essere sedimentati e depositati. Poi chi vorrà, se lo vorrà, potrà lasciare in fondo un contatto ed eventualmente interloquire anche attraverso, oggi i sistemi ce ne sono tanti, io ne pratico pochi, ma comunque chi è qui li sa praticare, per poter anche scambiarci opinioni, divergenze, convergenze, sensibilità diverse. Ok? Bene, lascio la parola a Massimiliano Poderi, il genitore che ha in qualche modo stimolato questo nostro incontro di questa sera, e buona serata a tutti. Bene, io occuperò questa postazione per qualche istante, perché tecnicamente sono la persona informata sui fatti, per il semplice motivo che l'attività di cui parleremo, da cui prendiamo lo spunto per questa serata, è stata avviata nella classe frequentata da mia figlia. Dunque, si parla di un progetto pilota, e nell'accezione comune appunto significa che è una iniziativa che ambisce in qualche modo a radicarsi, a strutturarsi e ad acquistare uno spazio di visibilità. E oltre a questo devo aggiungere che questo progetto si è presentato con le caratteristiche della rapidità e del silenzio. Cosa voglio dire? Voglio dire che il 5 ottobre, sabato, apprendiamo dal resoconto che fa nostra figlia abitualmente che è iniziata questa attività, questo progetto. E che cosa è stato riferito? Che delle operatrici presenti in classe hanno letto un libro dal titolo Storia di Ettore, e adesso questa è una diapositiva, diciamo, di richiamo. Ettore è l'uomo straordinariamente forte. La prima considerazione che si potrebbe fare è che è un albo illustrato, pensato per bambini che ancora non leggono, fascia età dai 4 anni. Cosa un po' strana, perché normalmente i bambini che frequentano la classe quinta, come mia figlia, sono abituati a leggere, diciamo, dei volumi che possono avere anche 200 pagine e poche illustrazioni o quasi niente. Quindi già questo era un dato un po' particolare. E vediamo come si svolge la storia, la trama narrativa. Allora, Ettore è un robusto circense, vedete che qui solleva due lavatrici con una mano soltanto, però a dispetto di questa sua prestanza fisica, ha una caratteristica che lui tiene segreta, ed è quella appunto di essere appassionato di lavorare con l'uncinetto. Quindi questo è il suo passatempo, però come vedete lo fa nel nascondimento. A un certo punto però gli antagonisti della storia, per diciamo metterlo in difficoltà, lo spiano e scoprono questa sua caratteristica e decidono di metterlo un po' alla berlina. Poi, con una serie, diciamo, di colpi di scena, la storia si conclude, vedete che qui sono tutti nudi seduti in circolo, con Ettore che utilizza questa sua passione, questa sua attitudine, per risolvere una situazione concreta. Come vedete, tutti sono privi del capo di vestiario, per cui diventa una figura positiva e risolve una situazione complicata. Cosa hanno chiesto ai bambini? Che cosa è stato fatto al termine di questa attività di lettura? La prima è: con quale personaggio vi identificate? Ce n'erano diversi, quindi acrobati, trapezisti,
oltre chiaramente Ettore, i domatori di bestie feroci e via dicendo. Dopodiché un'altra domanda è: qual è la differenza tra maschio e femmina? Anche questo intervento mi ha lasciato decisamente perplesso, perché chiaramente i bambini, una cosa immediata è che si riconoscono nel loro essere appunto maschio e femmina senza bisogno di presentazioni o di documenti particolari. Per cui riproporre questa domanda alla classe probabilmente serve a affrontare la cosa da un punto di vista divergente, chiamiamolo così. I bambini rispondono ingenuamente: beh, vabbè, magari la femmina si trucca e il maschio fa la pipì in piedi. E questo è stato un po' quello che è stato detto. Qui c'è l'innesto e chiedono ai bambini: ma cosa pensereste di un maschio che magari indossa la gonna? E qui evidentemente sono rimasti spiazzati anche loro. E sembra che sia stato detto appunto che dipende dal fatto che non sono abituati a questa situazione. Tant'è che in Scozia, appunto, è abbastanza consueto che anche i maschi portino questo indumento. Piccola parentesi, il kilt è un abito di clan e le persone che lo indossano con orgoglio, con fierezza, sono dei combattenti, dei guerrieri, e hanno delle gambe nerborute e pelose, e quindi per loro non c'è rischio di equivoco. Adesso vediamo una piccola parentesi su quella che è la prassi scolastica in merito all'informativa che viene data alle famiglie sulle attività extracurricolari. Allora, questa è una circolare che riguarda, uscita il 26 di ottobre, riguarda un'attività dedicata alla Settimana Europea dello Sport. In breve vi presento le varie articolazioni, la denominazione dell'iniziativa, la finalità e il contesto, i soggetti che propongono questa attività e che sono coinvolti, l'articolazione temporale, le attività e i contenuti, i nominativi e la qualifica degli operatori. Quindi è una circolare decisamente chiara e puntuale, e alla fine lo spazio, diciamo, in calce contiene il talloncino autorizzativo, cioè l'assenso o il diniego che i genitori sono chiamati a manifestare. Dopo aver un attimo riflettuto sulla questione, decidiamo con mia moglie di comunque parlare con la preside e fare presente le nostre perplessità. Gentilmente veniamo ricevuti, abbiamo un colloquio anche abbastanza disteso e prolungato, e alla fine del quale, ecco, si stabilisce che le richieste, diciamo, di chiarimento da parte nostra come genitori sarebbero state prese in carico poi appunto dall'ufficio di dirigenza e valutate. Nello specifico la richiesta era quella, intanto a livello cautelativo, di prendersi un attimo di tempo, un po' di calma, e poi vedere di verificare intanto se c'era o meno il coinvolgimento dell'ente locale, perché era stato detto a voce ma non risultava da nessuna parte. Anzi, qualcuno ha fatto riferimento a una probabile conferenza stampa di cui io personalmente non ho avuto notizia. La seconda richiesta era quella appunto di verificare il profilo delle operatrici che lavoravano con i bambini, insomma i loro titoli, la loro esperienza, una cosa abbastanza comune e sensata. E alla fine anche se questo progetto era già stato in qualche modo sperimentato altrove. E dopodiché il tempo è passato, quindi ripeto, il 5 ottobre inizia il progetto, il 10 ottobre andiamo a colloquio con la dirigenza e arriva la risposta il 22 di ottobre. La dirigente ci risponde che in base alle verifiche fatte il progetto è in linea con la documentazione ministeriale, con le finalità della scuola, per cui non ci sono, diciamo, problemi di sorta. E le informazioni che io avevo chiesto in qualche modo di ottenere avrei potuto reperirle andando direttamente alla fonte, quindi contattando l'associazione promotrice che viene da Pesaro e l'amministrazione comunale. Quindi in sostanza da questo punto di vista diciamo che non ho avuto ulteriori elementi di chiarificazione. Allegato alla lettera c'era il progetto, il testo del progetto, che qui brevemente riporto. Allora, i bambini e le bambine hanno il diritto di essere se stessi e pensarsi come soggetti aventi piena dignità senza condizionamenti e discriminazioni.
Da un punto di vista, diciamo, della mia forma mentis, questa affermazione che i bambini e le bambine hanno diritto di essere se stessi senza condizionamenti, non riesco a farmela così, ad assimilarla più di tanto, nel senso che solo accendendo il televisore o mettendo nelle mani di questi bambini uno smartphone, cosa che fanno comunemente, direi che i condizionamenti ne arrivano a tonnellate. Per nostra struttura abbiamo, no? L'essere umano ha bisogno di contatti, di relazioni e apprende imitando, guardando, osservando, sperimentando. Quindi i condizionamenti ci sono, e come? Si tratta di capire i condizionamenti che sono opportuni, formativi, validi, e quelli che invece possono creare un certo disturbo. Quindi la funzione educativa dice: promuoviamo, valorizziamo gli stimoli positivi, filtriamo quelli che possono essere di dubbio impatto e blocchiamo quelli che sono invece ritenuti dannosi. Sempre in premessa, in verde, il progetto Siamo Pari è volto a svelare il linguaggio di odio e a lavorare verso l'utilizzo di una comunicazione non violenta. Anche qui mi sono posto un interrogativo. La finalità di svelare il linguaggio di odio in questa fascia di età, in bambini che quotidianamente si confrontano con le loro diversità, con le loro specificità, mi è sembrato quantomeno fuori luogo. Sono classi in cui si va d'amore d'accordo, sono bambini che sono veramente cresciuti insieme in maniera armonica. Ma tant'è. Nelle modalità c'è un'altra specifica che dice: ci saranno 5 incontri e serviranno a realizzare un albo, che di per sé è una iniziativa molto, molto buona, molto appetibile. Quindi i bambini inventano, i bambini creano, alla fine hanno un prodotto concreto nelle loro mani, quindi ben venga. Unico neo è che questo albo sarà il frutto di un percorso di decostruzione degli stereotipi culturali e di genere. E anche qui il punto interrogativo è d'obbligo. Che cosa si intende per stereotipi culturali e di genere? E questa decostruzione come avviene? Su quali basi? Rimaniamo per adesso in questa incertezza. Va bene, poi, proseguendo velocemente, vediamo anche che il progetto ha un finanziamento importante, sono 13.000 euro, e comunque sarà interamente gratuito per la scuola. Chiaramente una cifra considerevole. Dal 5 ottobre, finalmente l'8 novembre, arriva la circolare effettiva, l'unica, in cui viene presentata questa iniziativa alle famiglie. Quindi c'è un lasso di tempo che supera un mese. Avrete notato, i più attenti di voi, che mancano alcuni elementi rispetto alla circolare che vi ho fatto vedere in precedenza. E quali sono? Il linguaggio d'odio non viene citato. La decostruzione degli stereotipi culturali di genere, il riferimento è sparito. Soprattutto non c'è sotto il talloncino autorizzativo, il che lascia supporre che la cosa non sia più rimessa alla libera scelta da parte delle famiglie. Ma così non è, come vi dirò alla fine. Per un attimo lasciamo il riferimento adesso delle aule scolastiche e andiamo a vedere cosa succede a livello di territorio locale. Allora, ciclo di conferenze della Mediateca Montanari, tra gli appuntamenti c'è quello di Chiara Saraceno, sociologa, che parla appunto di famiglie sostantivo al plurale. Una dichiarazione delle tante per far capire il tipo di pensiero dice: professoressa Saraceno, è giusto parlare di famiglia naturale? Risposta: non è mai stato giusto, non c'è niente di meno naturale della famiglia. La famiglia è una costruzione sociale, legale e normativa. Questo è un invito che arriva da Chiama l'Africa, una Ollus ONG fanese molto attiva, e invita a partecipare a un incontro pubblico dove gli ospiti d'eccezione sono Eva Grimaldi e Imma Battaglia, reduci, qui leggo, in occasione del loro matrimonio, che per la precisione è una unione civile. Passaggi Festival. Allora, la figlia di Roberto Vecchioni, Francesca Vecchioni, racconta il suo percorso, la sua scelta di avere due figlie con la fecondazione eterologa in Olanda. Dettaglio non da poco, perché in Italia si tratta di una pratica vietata dalla legge, la legge 40 del 2004. Questa invece è Melita Cavallo, che diciamo è stata giudice al Tribunale dei Minori di Roma, e anche lei, diciamo, è balzata agli onori della cronaca per una
abbondante decina di sentenze che hanno permesso una adozione incrociata all'interno delle coppie omosessuali. Questa invece è Veronica Pivetti, che è presente a Fano per presentare la proiezione del suo film Né Giulietta né Romeo, e la storia praticamente di una famiglia apparentemente progressista che scopre di avere un figlio con tendenze omosessuali. Poi questi sono le due episodi della giornata contro l'omofobia con l'assessorato alle pari opportunità e alle biblioteche 2017. Questa è quella invece del 2018, che forse può aiutarci a fare un po' di chiarezza, perché nel titolo Storia di ogni genere, leggere senza stereotipi, vediamo un po', leggere senza stereotipi, e qui si dichiara chiaramente che non è più un incontro destinato solo agli adulti, ma si prefigge di coinvolgere soprattutto i bambini. E tant'è che questo incontro viene condotto da Alessia Canducci, che è una lettrice esperta, animatrice, nel progetto Nati per Leggere. Cosa viene letto? Ad esempio, cosa viene proposto? Una bambola per Alberto, Pompeo, e guardate il cagnolino che si guarda alle spalle e vede un gatto, questo tema dell'ombra tornerà, e Piccola storia di una famiglia. Allora, per farla breve, anche qui c'è una coppia, sono due donne innamorate, decidono di avere un bambino, si rivolgono anche queste in Olanda, ottengono il semino nel sacchettino, dopodiché la gravidanza sperata, e la conclusione è: Margherita, due mamme, solo una l'ha portata nella pancia, ma entrambe insieme l'hanno messa al mondo, cosa sulla quale mi permetto di dissentire, perché biologicamente una sola delle due può essere la mamma. Adesso apriamo a un altro progetto, un'esperienza importante per la città di Fano, Fano Città che Legge. Praticamente il Comune ottiene un finanziamento dal Centro per il Libro e la Lettura, sono 20.000 euro, anche qui sono cifre che ragguardevoli, e serviranno a implementare le dotazioni delle biblioteche scolastiche di Fano. Anche questa è un'iniziativa lodevolissima e apprezzabile. Allora, è previsto un momento di festa quando vengono donati i libri. Allora, qui c'è una freccina, c'è un angolino verde sotto una pila di libri, e quell'angolino verde corrisponde a questo libro che è presente nella biblioteca scolastica di mia figlia, Le donne e gli uomini. La copertina mi sembra abbastanza eloquente e inquietante. Se guardiamo velocemente l'interno, ecco, qui ci si dice che in sostanza gli uomini e le donne sono praticamente uguali, tranne per quel piccolo particolare che è il sesso, quindi pochi centimetri quadrati di tessuto non giustificherebbero poi chissà quali differenze. In questa finestrella si dice che il sesso è importante perché permette agli uomini e alle donne di divertirsi, di stare bene, amarsi e avere figli. Questa sembra un po' l'ipotesi residuale e a me sembra un pochettino banalizzare la relazione. Nelle varie finestrelle, comunque, almeno la finestrella al centro con due donne abbracciate e con due uomini che si tengono per mano, sicuramente figli non ci potranno essere. Dopodiché, un'altra immagine emblematica, cosa succede nella vita familiare? Un padre despota che guarda con occhi incagniti il bambino che dice: ma sto indossando un abito da donna, ma perché te la prendi? E l'immagine femminile, invece, la mamma che sta lì impalata, distributrice di latte e basta, e che tiene bloccata la macchinina che la figlia vorrebbe raggiungere. Quindi tutto questo non mi sembra che proponga un modello familiare particolarmente costruttivo e apprezzabile, cosa che invece i bambini dentro casa normalmente trovano. Slide finale, ecco l'uomo, il maschio, che passa in rassegna la sua truppa familiare e tutti sull'attenti. Edizioni 7-9, allora, che è partner del progetto, non è una casa editrice qualunque, ha una produzione abbastanza marcata. Storia di Giulia, una bambina che ha un'ombra maschile. Vedete che lì l'ombra maschile fa la pipì in piedi, lei la fa da seduta, e lei sta giocando con una bambola rossa e l'ombra invece stacca una gamba dalla bambola, e quindi vuol dire che non lo gradisce più di tanto. La bambina chiaramente vive un profondo disagio interiore e alla fine si conclude così. E i maschi femmine non si sa dove metterli. Io credo che possiamo essere femmina e maschio, entrambi alla volta se si vuole. Al diavolo le etichette, abbiamo il diritto. Non penso che questo linguaggio di etichette e diritto sia adatto, sia compatibile con quella fascia di età della bambina che si vuole rappresentare. Però, tant'è. Tralascio velocemente il libro in famiglia. Questo è lo schema di incroci che si ottengono
scoppiando e raccoppiando, diciamo, alcune famiglie. Alla fine viene un reticolo di parentele acquisite, aggiunte, dirette, sembra che tutto sia quasi divertente. La chiama famiglia patchwork, ma un conto è mettere le toppe sulle coperte e un conto è cercare di annodare dei legami personali vitali, il che non è cosa semplice da poco. Anche qui riferimento d'obbligo alle famiglie arcobaleno, dove si dice appunto che ci sono le due mamme e i due papà con incroci particolari che adesso non sto a dire. L'associazione di Pesaro, APS, che è la promotrice, Percorso Donna, promotrice del progetto, abbiamo pochi elementi, qui è una conferenza Non sei la mia mezzamela e Stop the Violence, quindi comunque il taglio è abbastanza importante, di rilievo, perché tra l'altro collabora con il centro antiviolenza della provincia di Pesaro. Anche qui mi domando però se è opportuno, se c'è la capacità di calarsi nella realtà di questi bambini. Ad esempio, Stop the Violence è un incontro che si è tenuto al liceo Marconi di Pesaro, dove una delle relatrici veniva dal centro risorse LGBTI di Bologna e ha lavorato anche presso il Cassero di Bologna. Del Cassero non dico niente perché sono gli autori di una pièce teatrale chiamata Venerdì 13, diapositive impresentabili, quindi andiamo avanti. Allora, per concludere, a mio modo di vedere c'è un rischio abbondante di colonizzazioni ideologiche, cioè di qualche cosa che viene dall'esterno a influire su un percorso di vita che riguarda i bambini. Allora, bisogna rinsaldare l'alleanza educativa e prendere coscienza della propria responsabilità genitoriale, che è un'impresa, chiaramente. Però non ci si può esimere. Quindi l'incontro di questa sera vuole anche essere una proposta, un invito a recuperare spazi di collaborazione, di trasparenza, di impegno, come famiglie, in alleanza con la scuola, perché da questa sinergia dipendono i risultati, no? del futuro dei nostri figli. E concludo dicendo, questa è una nota del MIUR del novembre 2018 che ci chiarisce il discorso delle circolari iniziali. Leggo testualmente: tutte le attività didattiche inserite nel PTOF, anche ove aggiunte in corso d'anno, e questo è il caso, devono essere portate tempestivamente a conoscenza delle famiglie o degli studenti se maggiorenni. Sotto, al fine del consenso, quindi il consenso va espresso, perché sono attività extracurricolari, quindi per loro natura facoltative, al fine del consenso è necessario che l'informazione alle famiglie sia esaustiva e tempestiva, requisiti che io non ho potuto riscontrare. Vi ringrazio. Abbiamo poco tempo, quindi cercheremo di dare tutte le informazioni più importanti. Alcune premesse sono d'obbligo. Dobbiamo considerare che qui c'è tutta una serie di libri che sembrano all'apparenza semplici, innocui, ma non lo sono. Non lo sono, bisogna fare attenzione perché la realtà si crea. C'è una realtà fisica, biologica, tangibile, ma c'è anche una realtà culturale. Perché tutto questo interesse del genere, dell'ideologia di genere nei bambini? Perché sono delle tabule rase che vanno formate, una realtà che va creata culturalmente. Io vorrei che la cifra interpretativa di quest'oggi sia la liquidità. E questo è il termine che ci deve accompagnare nel mio intervento. La società diventa liquida, come diceva Bauman, le relazioni diventano liquide, l'amore diventa liquido, ma l'identità stessa diventa liquida ed è un grosso problema. E lo vedremo perché i nostri ragazzi, un figlio di 14 e una figlia di 7 anni, si trovano in un crocevia molto pericoloso, in cui la società si disgrega, proprio una fluidità, una liquefazione, in cui c'è la tecnologia, in cui c'è le relazioni tecnomediate, i social media, l'accesso a internet, poi ho una piccola parte, se riesco ve la faccio vedere, su pornografia e identità, che è un tema, credetemi, clamoroso, ci si spende poco tempo, invece sono delle ricerche molto critiche che mettono in evidenza una realtà che è veramente paurosa e complicata. L'incontro di oggi ha una valenza particolare, perché ci siamo accorti anche con i nostri figli nelle scuole, quando si parlava di gender, di libri, il primo atteggiamento è quello di dire non esiste. Si esagera, un atteggiamento oscurantista, medievale,
cattolico, religioso, confessionale e via dicendo. E io ho notato che le persone tendono a ritrarsi perché c'è uno scivolamento. Qual è la furbizia che usano questi teorici? Qual è? Non è solo quella dei libricini, che già è molto furbo. Poi ci sono dei testi, tutto è amore. Se voi guardate questi testi, dove sono due donne, due mamme, due papà, l'ovino, quello che emerge è che ci vuole sempre bene, c'è l'amore. Se c'è l'amore si può fare tutto. Ed è molto pericoloso come messaggio, perché poi ci sono dei limiti strutturali del maschile e del femminile, ma poi lo vedremo, che non sono sovrastrutture, non sono creazioni. L'uomo e la donna. Allora, cosa succede? Quando si affrontano questi temi, si viene attaccati. Se si osa dire oggi, quindi siamo ad un punto già molto avanzato, se oggi si osa dire che esiste il maschile e il femminile, allora senza dire ma omofobo, xenofobo, sessofobo, allora la gente si ritrae e dice no, ma allora no, in nome dell'uguaglianza, del rispetto, della tutela di tutti, è meglio stare zitti. Assolutamente no. Perché questo scivolamento passa dal genere, dagli studi sul genere. Che cosa volevano dire gli studi sul genere? Volevano dire che tra uomo e donna c'erano delle disparità, che nel corso dei secoli, cosa che è stata, tra uomini e donne sono state grandi disparità e che specialmente nel corso del XX secolo le disparità si sono ridotte. Quindi c'è stata tutta un'opera di accademici, di studiosi, di gruppi di pressione affinché queste differenze tra uomini e donne fossero ridotte. Ma questo è benvenuto. Accesso ai luoghi di lavoro, stipendi, possibilità, eccetera, eccetera. Questo è positivo. Da lì c'è uno scivolamento, si parte dagli studi di genere all'identità di genere. E si fa una grande confusione, perché da una cosa che è giusta, la parità tra uomo e donna e tra i sessi, si passa poi a un altro discorso, quello di dire, attenzione, non esiste più il maschile e il femminile. Dovete stare molto attenti a questo passaggio, perché una cosa è la legittima necessità di riconoscere pari diritti, pari doveri a uomo e donna. Altra cosa è dire che non esiste più maschile e femminile. Allora, cosa succede? Questo è uno dei teorici del genere, un canadese, che recentemente appunto ha affermato che le sue teorie erano sbagliate. Ha avuto la possibilità anche lui di fare questo outing e l'ha detto apertamente. Allora bisogna iniziare ad avere una coscienza critica, altrimenti le cose ci passano davanti e non ce ne accorgiamo, ma ne va della strutturazione identitaria dei nostri figli. Non è una cosa da poco, non è un videogioco, un libricino. In gioco c'è qualcosa di più, di molto più profondo, che la natura stessa dell'uomo. Perché quando un bambino di 5 anni gli si fa vedere un libricino e gli si dice guarda, qui sono due mamme, qui due papà, qui una mamma sola, l'ovino, l'ha dato, questi non capiscono più niente. A 5, 6, 7 anni, poi vi farò vedere le linee europee, sono delle cose scritte, linee europee, delle cose aberranti. Da 0 a 4 anni si parla di masturbazione, cose aberranti, nella scuola. E allora bisogna stare attenti perché queste cose esistono. Allora perché questa coscienza critica? Perché appunto è come essere nell'acqua, no? I pesci non si accorgono di essere nella vignetta, gli dice, salve ragazzi, come l'acqua? Che diavolo è l'acqua? Perché a volte ci troviamo in una realtà che noi non ci accorgiamo più, è data per scontata. E questo che si vuole fare con l'ideologia di genere, dare per scontata alle generazioni future, ai nostri figli, che questa è la normalità, che non esiste né maschile né femminile, che tu puoi essere quello che vuoi. Avremo poco tempo, quindi le slide non le potremo vedere tutti, ma se oggi ci si registra sui social network, sul genere ci sono 56-58 possibilità. Una volta era semplice, uomo, donna, gay, lesbica, oggi ne abbiamo 56-58, gender, transgender, postgender. Non si capisce più nulla. E questa è la liquidità. E quello che, come viene liquefatta la società, i legami sociali, le agenzie di socializzazione, la chiesa, il vicinato, le associazioni, lo sport, quello che una volta erano tutti quei sistemi di agenzie primarie, la famiglia soprattutto, che aiutavano a dare degli orientamenti a dei ragazzi che oggi si vogliono distruggere. E dove si va a intervenire? Ci sono due grossi poli in cui si interviene, l'identità sessuale e la famiglia. E tutti i discorsi sono connessi, perché il titolo è particolarmente azzeccato, perché ha diverse chiavi di lettura, tanti punti fanno una riga, ma lo fanno quando dal libricino non dice solo che nel circo è forte e poi gli piace fare la maglia, perché non ci sarebbe niente di male. Cioè, se un uomo del circo vuole fare la maglia, ma non è quello il messaggio, perché poi i messaggi vengono dati in progressione. Prima si dice che
giustamente, ognuno deve fare ciò che gli piace. È giusto. Poi Panema si dice, attenzione, perché può darsi che il tuo corpo non rispecchia la tua identità di genere e si comincia a destrutturare, a decostruire piano piano. Poi dice, tu devi essere quello che vuoi, il corpo è un contenitore vuoto, tu lo riempi con il tuo volere. Ma attenzione, perché c'è un dato biologico, noi andiamo a spiegare queste cose ai bambini di 5, 6, 10 anni? Gli andiamo a dire che il corpo è un contenitore vuoto, che l'importante è l'amore, fare quello che vogliamo? Diventa un po' complicato. Diciamo che le famiglie, non esistono famiglie naturali, tradizionali, ma la famiglia, basta che ci vuol bene, uno, due, tre, cos'è? Diventa molto, molto problematico. Allora, qui andiamo molto veloce, perché voglio dire che esiste appunto un cervello sociale, non c'è solo, i cervelli sono diversi, adesso non mi posso dilungare, però c'è un cervello biologico, c'è un cervello emotivo, ma c'è anche un cervello sociale, e uno dei più grandi autori cosa dice? Che è assurdo considerare la mente unicamente dal punto di vista dell'organismo umano individuale. Infatti, sebbene abbia il suo centro lì, la mente è essenzialmente un fenomeno sociale, anche le sue funzioni biologiche sono essenzialmente sociali, perché noi non possiamo pensarci se non in relazione. L'uomo si identifica, sono studi sui neuroni specchi, si identifica con l'altro, trova la sua identità nell'altro. Se noi iniziamo a decostruire, gli togliamo le fondamenta dicendo che la tua famiglia non è un luogo in cui riconoscerti, il tuo corpo non è un luogo di riconoscerti, cosa succede? E in più questi bambini o ragazzi, adolescenti, hanno accesso a internet, che è un mondo che credetemi, straordinariamente pericoloso, noi non abbiamo idea di quel potenziale. Io lo ripeto, le ricerche sulla pornografia online, sugli adolescenti, sono terribili. Se voi vedete i dati, Tonino Cantelmi, psichiatra, ha recentemente fornito una ricerca molto interessante. Se voi vedete i dati di ragazzi che accennano alla pornografia, sono incredibili. Quindi noi ci troviamo con ragazzi a cui, con i libricini, con gli incontri. Prima si inizia dicendo, destrutturiamo, non bisogna essere razzisti, giustamente, non bisogna svalutare l'uomo, la donna, rispettiamo tutti. Benissimo, poi da lì piano piano si scivola e diventa un grande problema. Tutto questo dove succede? Succede in una società che è estremamente complessa. Non è più la società dove hanno vissuto i nostri nonni, i nostri genitori, noi stessi. È una società che aumenta il grado di complessità e tutto quello che arriva, perché Dunbar dice, un grande antropologo, che noi riusciamo, il nostro cervello riesce a gestire 150 amicizie. Ma questo per dirvi che il nostro cervello è sovraccaricato di stimoli, pensate ai bambini, stimoli dappertutto, visivi soprattutto, che fanno fatica a decriptare, perché la realtà è veramente complessa. Veramente con uno smartphone si accede in un mondo infinito e questi bambini vengono bombardati di messaggi. Se le famiglie, se le istituzioni, se le agenzie educative non sono in grado di dare un contesto ben preciso, questi bambini perdono la bussola. Ed è per questo che gli ansiolitici, gli antidepressivi in Europa, negli Stati Uniti stanno aumentando, stanno dilagando, perché anche gli adulti non trovano più le coordinate, non le trovano più. Cioè il mondo sta diventando troppo complesso, lo è per noi che ci siamo formati in un'epoca relativamente stabile, immaginatevi quello che succede oggi. Cercherò come sempre di andare velocissimo, ma Fesoli, che è un sociologo francese, parla proprio di nomadismo culturale, identitario e sessuale, perché anche questa è un'altra chiave. Siccome le forme sono liquide, non possono essere solide, non solo tu sei uomo e puoi essere donna, tu sei uomo e sei donna e puoi essere uomo, ma c'è tutta una gamma infinita di possibilità di andata e di ritorno, perché il corpo perde la sua funzione biologica. Il corpo, l'essere uomo, l'essere donna, non significa più niente. C'è la libertà di essere, e questa libertà ci permette di andare avanti e indietro come un nomade. Cosa fa il nomade? Non ha una meta, si sposta dove meglio crede. E infatti Bauman, grande sociologo, ci dice: vivere nel presente assomiglia alla sensazione che potrebbero provare i passeggeri di un aereo nello scoprire che la cabina di pilotaggio è vuota. Non è una bella sensazione. La cabina di pilotaggio è vuota. E un altro grande autore, che è Beck, un altro grande sociologo, dice che non c'è più un cambiamento nella società, che c'è sempre stato, no? In ogni generazione c'è stato un cambiamento di società. Pensiamo ai nostri genitori, no? Come è cambiata la società. Oggi lui dice che viviamo una metamorfosi del mondo.
cioè non riusciamo più a avere le direttrici esistenziali. La metamorfosi significa semplicemente che ciò che fino a ieri era impensabile, oggi è reale e possibile. Un cambiamento straordinario che i nostri figli stanno vivendo, non è più un cambiamento, è una metamorfosi. Noi dobbiamo essere coscienti di quello che capita. Lo stesso Nisbet, un grande sociologo, parla di uno stato di nevrotico, sensazioni di inquietudine, mancanza di radici che diventano croniche e non controllabili. Le radici, ma qual è la prima fonte del radicamento? È la famiglia. E infatti lì si va a colpire, maschile, femminile, uomo, donna, padre, madre. Allora, in un contesto così complesso, noi vogliamo mostrare quei libricini a quei bambini senza un'attenta analisi, senza informare i genitori, senza spiegargli quello che sta succedendo, è altamente pericoloso. Vi cito il caso di questo farmaco che blocca la pubertà, perché quello che non era possibile ieri, oggi è possibile. Addirittura, il Comitato di Bioetica ha dato il via libera, esiste questo farmaco che consente di bloccare la pubertà affinché l'adolescente o il preadolescente possa decidere che sesso avere, se ha. Cioè, iniziamo ad andare molto avanti, sono delle questioni molto molto complicate. E la postmodernità, che la nostra epoca presenta dei grandi problemi, le identità sono pescate nel flusso delle miriade appartenenze possibili, spesso virtuali, sono fragili, all'appartenenza intercambiabili, lasciano poco spazio alla percezione del sé, dell'altro e del noi. Tutto questo attività solitaria di assemblaggio fa sembrare disperata e senza fine la ricerca di un sufficiente senso del sé. È una ricerca continua. Se noi perdiamo i punti di riferimento, i ragazzi si trovano completamente spaesati. Vattimo diceva spaesati, sfondati. Non si capisce più dove siamo, perdiamo veramente il nostro centro di gravità. E abbiamo il consumo, anche qua Bauman. Cosa dice Bauman? Da gruppo a sciame. Il consumo ci porta, una volta eravamo un gruppo solidale, di persone di quartiere, di persone che avevano studiato insieme, con lo sport. Oggi il gruppo, che è sempre solido, ricordatevi sempre, solido, liquido. Il gruppo è solido, non funziona più, è troppo lento, ingabbia, imbriglia. Lo sciame, invece, come vedete nel cielo, si formano, poi non ci sono più, poi ritornano e sono legati al consumo. Ed infatti si parla proprio di disgregazione. Il consumo non stimola la formazione di legami durevoli, ma solo di legami che durano il tempo dell'atto del consumo. E questo è un altro tema molto importante per i nostri figli. Le relazioni diventano liquide, i legami fra individui si sono liquefatti, tendono cioè a dissiparsi, a disgregarsi, a diventare sempre più effimeri. Su questa parte devo andare molto veloce, però per farvi capire che è questo un po' lo stato in cui ci troviamo. Le forme solide diventano liquide, si cammina in bilico senza reti di protezione, mancano le reti di protezione. Manca un luogo in cui nella difficoltà ci si possa affidare. Quando tutto diventa liquido, non ci si può appigliare a niente. E quando i nostri ragazzi, nella fase dell'adolescenza, nella fase da bambini, hanno bisogno di appigli e trovano questa liquidità, cadono. E credetemi, si fanno molto male. E non abbiamo di certo bisogno di libri che destrutturino il maschile e il femminile, perché sempre lì dobbiamo tornare. Questo è un quadro generale, ma il tema di questa sera è proprio l'ideologia di genere. Ed infatti troppe opzioni rendono complicato districarsi nella matassa esistenziale e poter scegliere. Andiamo. Maria Gazzavate parla proprio di muro di vetro, no? I nostri ragazzi hanno un muro di vetro perché con internet, con i social media, social network, si vedono tutti, si raccontano, fanno le foto al cibo, quando escono, tutto, selfie, cosa. Ma è un muro perché non c'è più la relazione. Vetro perché tutti, c'è questo voyeurismo, narcisismo, tutti vogliono vedere, vogliono mostrare, eppure c'è un muro. Dallo schermo non si riescono ad avere relazioni significative. E infatti qua torniamo su questa possibilità di identità multiple, policrome, identità scambiabili, e vedete appunto 56-58, qui c'è un elenco, ci sono tutte, non so se si leggono bene, ma sono addirittura 56 generi diversi, cioè difficili comprendere, 56 generi diversi, io pensavo maschio-femmina, siamo arrivati a 56, ma oggi ce ne sono ancora di più,
per dirvi come sta diventata colorata l'identità, come si perdono veramente i riferimenti, 56 generi diversi. E chi lo spiega a un bambino, a un adolescente, dove mi metto in questi 56? Cioè, pensavo di essere uomo, donna, maschio, femmina, ne sono 56, 58, mi sembra che sono più di 63. Capite che c'è un problema. Ed infatti il dilemma di questa ideologia di genere è proprio questa domanda fondamentale: chi siamo? E infatti qui le maschere, perché le possiamo cambiare. Cioè, quando noi togliamo il corpo come dato fondamentale, a quel punto tutto è possibile. Ci mettiamo delle maschere e vediamo quello che succede. Se una volta nelle categorie della morale si parlava di essere e dover essere, erano i due grandi poli, essere e dover essere, oggi c'è anche il voler essere. Non lo possiamo vedere, c'è il capriccio. Bauman parla di bisogno, desiderio e capriccio. Anche questo è qualcosa che deve rimanere molto chiaro. Il bisogno è un'esigenza effettiva. C'è un bisogno. C'è bisogno di riconoscerci, c'è bisogno di capire chi siamo, c'è bisogno della sessualità, c'è bisogno di strutturarsi. C'è un desiderio, che è legittimo, di voler essere qualcosa e qualcuno. Ma attenzione quando arriva il capriccio. Bauman è molto chiaro: bisogno, desiderio, capriccio. Perché quando andiamo sul capriccio è tutto possibile. E andiamo a finire sui 56, 58, 65 generi. Perdiamo di vista quella che è la realtà delle cose, il capriccio ci spinge molto, molto avanti. Però, come dice Bauman, il capriccio rappresenta tale indispensabile sostituzione, completa la liberazione del principio del piacere. Il principio del piacere si libera, è il dato che è più importante, il principio di realtà è il principio del piacere. Si perde il principio di realtà, quello che ci conduce è il consumo, il principio del piacere. Quindi si libera completamente il principio del piacere, eliminando i residui impedimenti del principio di realtà. E attenzione, leggete, la sostanza naturalmente gassosa è stata finalmente liberata dal suo contenitore. Il contenitore è la società, è la famiglia, è il corpo. Questi sono i contenitori su cui la persona si struttura, ma la sostanza gassosa con il capriccio si libera dal suo contenitore. E una volta che è liberata, non si torna più indietro. Quando ai bambini gli spieghiamo che sei uomo, sei donna, puoi essere, puoi non essere, guarda la mamma, il papà, due, tre, quando li abbiamo liberati da questo contenitore esistenziale, che è quasi un contenitore antropologico, che deve rispettare la struttura dell'essere, e poi il gas si muove, vagabonda, no? Come si diceva prima, erra, va, torna, fa. Cioè, il problema non è solo oggi di capire, ma ci sono anche degli studi che omosessualità tra gli adolescenti è incredibile, perché provano? Perché provano? Se non ci sono più limiti, quando iniziano ad avere le pulsioni, provano. Poi ci sono dei problemi medici che vanno affrontati sul processo di sessuazione, quelle sono altre cose, ma qui sono ragazzi che provano. E quando tu gli dici fai quello che vuoi, prova le emozioni, Cantani mi dice sensation seeking, cioè ci vogliono emozioni forti, no? Tutta questa batteria di stimoli che noi vediamo, YouTube, Facebook, Instagram, tutte queste immagini, questi ragazzi vogliono sempre sensazioni più forti, provano, la trasgressione, il proibito, penso che non avremo tempo di vederle, forse velocissimamente, ma una ricerca francese, adesso una ricerca inglese, quando i ragazzini, ma 10, 11, 12 anni, vanno su internet e accedono alla pornografia, gli studi dicono che si identificano con quegli attori, pensano che siano normale quei comportamenti. E qui torniamo a un altro punto, i capricci non rendono felici. E qui anche i dati che abbiamo sui farmaci, tra l'altro i farmaci più usati servono a migliorare l'umore e il sesso. E anche questo è identificativo un po' di dove sta andando la società. Attenzione, perché bisogna stare attenti, non significa demonizzare la sessualità, l'identità, la strutturazione dell'io, non è questo. Significa comprendere che la società sta prendendo determinate derive e che la sessualità, specialmente spacciata come con la pornografia,
È un problema. Perché vi dico questo? Non è per fare un grande calderone, perché tutto si lega. Perché se noi ai nostri bambini gli diciamo che non c'è più maschile e femminile, poi a un certo punto si bombardano con la pornografia online, dove sono completamente promiscui, si identificano con quei comportamenti, questi non ce la fanno più a ritrovarsi. E poi non ci dobbiamo stupire se gli ansiolitici o gli antidepressivi diventano, perché quando non si trova più la strada, l'identità si rompe, si spezza qualcosa dentro di noi, c'è una natura profonda nell'uomo, c'è una verità profonda dell'essere, profonda. Io ricordo tanti tempi fa uno studio, però questo non glielo cito perché non me lo ricordo, non l'ho scritto, vado a braccio, però uno studio su le persone in coma, e in questo studio, mi sembra Bari o Lecce, quando le persone sentivano la voce della mamma, si modificava l'encefalogramma. Pensate, non reagivano agli stimoli quando sentivano la voce della mamma, per dirvi com'è importante la relazione. Che potenza ha la relazione, è una cosa incredibile. E se noi queste relazioni non gliele diamo più, non gli diamo più dei punti fermi, questi ragazzi navigano in mare aperto senza punti di riferimento. Ma questo è un dramma grosso. Tra l'altro mi ha fatto sorridere che gli ansiolitici uccidono più dell'eroina, no? Anche questi dati, o come un altro studio che rispetto alle pestilenze e alle malattie uccide più il diabete. Cioè la società si evolve, cambia nel suo scorrere. Tra l'altro cosa dice l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità? Questa è una definizione molto interessante, ci dice che la salute, quando parliamo comunque di identità, di sessi, di maschile e femminile, rientra sempre la salute. Un concetto. Cosa ci dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità? Che la salute è uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale, e non semplicemente assenza di malattia e infermità. La definizione è molto bella, ma è poco umana. Perché come possiamo pensare a una salute come uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale? Vi rendete conto che facciamo fatica ad andarci, perché non è poi un qualcosa a cui si vuole andare, e non semplicemente l'assenza di malattie e infermità. Cosa dice Bauman? No? Parla di erotismo, sessualità e amore, e Bauman dice che è come una fiamma. La base della fiamma c'è il sesso, poi sopra la fiamma la parte rossa è l'erotismo, e sopra ancora la parte blu è l'amore. Sono tutti aspetti che si compenetrano a vicenda, non possono esistere uno senza l'altro, a meno che non creare dei cortocircuiti. Sesso, erotismo, amore. Ma cosa succede nella nostra società? L'emancipazione dell'erotismo dalla riproduzione sessuale e dall'amore. Cioè, l'erotismo è un bene di consumo, non è più legato alle relazioni, ma si emancipa sia dalla riproduzione sessuale, non serve più per riprodursi, ma attenzione, anche dall'amore. Capite come diventa complicata la situazione? L'identità sono liquide, si parla appunto di un collasso identitario, andremo molto veloce perché penso che il tempo sia tiranno. Comunque passiamo da un sistema relativamente stabile, segmentato e differenziato ad un sistema continuo, fluido, in trasformazione ed evoluzione permanente. Quindi non ci sono più dei punti, si destrutturano quelli che vengono chiamati gli a priori tradizionali della vita sociale, che erano quelle agenzie che ci davano una sicurezza, vengono destrutturate e non ci sono più punti di riferimento. L'io diventa fluido, fluttuazione, fluidificazione. Allora, se la società diventa liquida, la sessualità diventa liquida, le relazioni diventano liquide, va da sé che anche il corpo diventa liquido. Ed è questo il tentativo. Quindi, quello che cerco di dirvi è che questi libricini, apparentemente innocui, vanno inseriti in un contesto ben preciso di liquefazione della società, delle relazioni, del sesso. E il corpo viene liquefatto. Infatti si parla, Rosa Grazia Romano parla di confini portatili, di identità policrome, dai tanti colori. E cosa dice? Tutto ciò da una parte costringe l'individuo, attenzione, a ridisegnare continuamente la sua identità psicologica e corporea. A ridisegnare continuamente la sua identità psicologica e corporea.
capite la portata di... Quindi tutto diventa imprevedibile, incerto, insicuro, ma soprattutto diventa più problematico e faticoso rielaborare continuamente il proprio progetto di vita e la propria identità quando si apre una nuova fase o discernere il senso di una crisi o definire se stessi in rapporto con gli altri. Questi alcuni casi di quello che succede al nostro corpo. Questi ragazzi, anche qui, la medicina, la potenza della chirurgia estetica, le modificazioni che fino a ieri erano impensabili, oggi si possono fare. Oggi il corpo si può manipolare. È di qualche giorno fa che si è aperto a Chicago, mi sembra, un centro proprio per la disforia di genere, per operare gli adolescenti. Quindi anche la chirurgia, la tecnologia intervengono a sostenere le modificazioni sociali, culturali e antropologiche. Le premesse del gender sono buone, ve lo dicevo all'inizio, perché si cerca di distruggere questi stereotipi. Che cosa vedevano questi stereotipi? Cose oggi impensabili. La donna che serve il marito, pensate oggi una pubblicità di un bambino come cambia, no? Come la realtà è un prodotto culturale. Oggi è impensabile una pubblicità delle sigarette con un bambino, ma una volta si faceva, o con Babbo Natale. Una volta si faceva. Quindi questi sono gli stereotipi che bisogna togliere. La parità tra uomo e donna. E questa ideologia di genere li batte, parte da questo concetto dell'uguaglianza per poi andare sulla liquefazione. L'immagine a destra in alto è quella corretta. La donna nel corso dei secoli ha avuto sempre un percorso ad ostacoli e l'uomo un percorso semplice. Quindi quella che deve essere l'attività è quella di rimettere in pari le possibilità. Allora, solo alcune cose velocissime, per esempio, queste sono le linee guida europee. Allora, per esempio, si dice, bambini da 0 a 4 anni, gioia e piacere nel toccare il proprio corpo, masturbazione infantile precoce, scoperta del proprio corpo e dei propri genitali, 0 a 4 anni. Oppure, diritto di esplorare l'identità di genere, diritto, arriverà prima o poi anche un dovere, 4-6 anni, fine vita. Noi bambini di 4-6 anni abbiamo parlato di fine vita. Masturbazione infantile precoce, non so cos'altro. 4-6 anni, amicizia d'amore verso le persone dello stesso sesso. 4-6 anni, capite come direttive europee. E qui c'è un salto di qualità. 4-6 anni, relazioni con persone dello stesso sesso, tipi diversi di relazioni familiari. Vedete come le cose si nascondono. O addirittura scelte su generalità, gravidanza, 6-9 anni, gravidanza, infertilità, adozione, contraccezione, e poi si parla di miti sulla riproduzione, fantomatici miti sulla riproduzione, 6-9 anni. Cioè, capite che le cose che diciamo non sono racconti, favole che ci si inventano alcune persone per genere, ma sono dati reali. E da quei piccoli libricini c'è tutto un percorso ben definito che poi porta a dei gravi problemi. Concludo, ci sarebbero tante cose da dire, però se mi consente 2 minuti, solo sul fattore economico, perché anche qui è una connessione che non dobbiamo perdere. Queste sono le pubblicità, Diesel, questo è un supermercato americano, Ikea, come le nuove idee di famiglia, di sessualità, di identità, come vengono forte nel mercato. Mi è piaciuto molto questo spiegazione della Lego, dice l'urgenza di creare è ugualmente forte in tutti i bambini. E questo è il concetto giusto. Non è dire che non esiste maschile e femminile, ma è quello che di dire che i bambini sono uguali nelle loro manifestazioni, nella loro creatività, nella loro voglia di fare, ma non nel dirgli non sei maschio e non sei femmina. Allora, cosa succede quando si incontrano gli interessi economici? La grande storia di Barilla 2013, no? Barilla ha cambiato completamente rotta. Per farvi capire le pressioni, cosa succede a livello macro e micro, a Fano, nelle scuole, così come nell'economia globale e mondiale. Succede che Guido Barilla, in un'intervista del 2013, La Zanzara, afferma che lui è a favore della famiglia tradizionale e che non farà mai ad una domanda pubblicità LGBT. Io credo nella famiglia naturale, Barilla, questo è successo il finimondo. Quindi articoli, pressioni, boicottaggio. A un certo punto Barilla ha visto l'effetto negativo sull'economia ed ha immediatamente frenato. E infatti Bloomberg
apre questa pagina dicendo che la pasta Barilla è diventata arcobaleno, da una pasta omofoba a una pasta aperta. E infatti niente spot per le famiglie gay, ma Barilla fa pubblicità sulla LGBT. E infatti cosa disse nel 2013? Il concetto di famiglia sacrale rimane uno dei valori fondamentali dell'azienda. Questo lo disse nel 2013 e poi è stato obbligato a cambiare completamente rotta. Quindi attenzione, perché le pressioni sono tante, sono ideologiche, sono economiche, sono politiche. L'incontro è apolitico e a confessionale. Io ho cercato, scusate, ho sforato, ci sarebbe tanto altro da fare, ma ho già sforato, ho abusato della pazienza di tutti. Poi chi vuole gli studi li faccio avere. Bisogna fare attenzione perché tanti punti, una linea, perché c'è un mondo sommerso che noi non conosciamo. Questi libricini sembrano un puntino innocuo, ma si invece vanno a mettere insieme su una realtà che è molto più complessa di quella che noi possiamo pensare, su bambini e non su persone adulte. E fate attenzione, perché sotto questa apparente e giusta necessità di uguaglianza, di rispetto, di tutela contro il bullismo, giusta, e bisogna dirlo, si nasconde tutt'altro. Quindi fate sempre attenzione con i vostri figli, gli educatori, a distinguere bene tra le giuste istanze di rispetto e di tutela dell'essere a quelle che sono invece le ideologie di genere. Grazie. Cercheremo di recuperare rapidamente rispetto alla questione più legata agli aspetti, chiamiamoli, di natura medica, medico-scientifica. Allora, ci facciamo qualche domanda e cerco di dare qualche piccola risposta. La persona umana è una realtà sessuata oppure un ente modellabile in base al desiderio? E cosa vuol dire la parola sesso? Questa cosa mi ha incuriosito oltre 25 anni fa, mi sono fatto questa domanda, no, di più, quasi 27, e ero in una platea simile a questa, un gruppo di insegnanti, una professoressa di lettere mi ha risposto: è ciò su cui si sta seduti, perché sarebbe il participio del verbo sedeo. Dico, guardi, a me consta diversamente, a me risulta che è il participio del verbo seco, cioè tagliare. Il sesso è ciò che divide l'umanità in maschi e femmine. Anche nella parola, il lessico al quale ci siamo abituati, un po' in tutte le lingue, ci indica questa divisione, che è anche lo strumento di comunione. E anche dal punto di vista biologico, la complementarietà dei sessi rende evidenza di questa divisione-unione. Ma dal mio punto di vista credo che dobbiamo ricordare che la sessuazione, brutta parola per dire come si diventa maschi e femmine, passa attraverso quattro passaggi fondamentali, e sono questi quelli che vorrei ricordare dal mio punto di vista, dal punto di vista medico-scientifico. E cioè, c'è una sessuazione genetica. Noi abbiamo in ogni cellula del nostro corpo 23 coppie di cromosomi, e una coppia è caratterizzata o dalla presenza di due cromosomi X nelle femmine o dalla presenza di un cromosoma X e di un cromosoma Y nei maschi. La differenza clamorosa che vediamo tra maschi e femmine è data da un piccolo cromosoma. Anzi, per essere precisi, dall'assenza di quel piccolo cromosoma Y che nella femmina non c'è e che nel maschio c'è. Abbiamo un sesso genetico che si costituisce fin dal primo momento del concepimento. Noi siamo maschi e femmine prima ancora che nostro padre e nostra madre sappiano che noi esistiamo. Siamo già, non solo siamo, ma siamo o maschi o femmine. È chiaro che noi abbiamo la possibilità di studiare queste cose grazie alla scoperta, appunto, dei cromosomi. Ed è il cromosoma Y il determinante della mascolinizzazione. È quello che ci permette di dire questo è maschio piuttosto che non è maschio ed è femmina. Tra l'altro, la curiosità è che, appunto, il cromosoma
Y è piccolino, è molto piccolo, contiene pochi geni rispetto a quello femminile. Biotipo. E c'è un rapporto preciso tra il dato biologico e gli elementi psichici. Non mi addentro su questi, ma c'è un rapporto precisissimo. E tutte quelle volte che parlassimo di un eventuale disagio di identità, le parole che qui trovate scritte, delicatezza, prudenza e competenza, per poter aiutare eventualmente quel disagio identitario. Perché quando noi parliamo di identità sessuata, il tema di quanto è natura e quanto è cultura, cioè quanto è un dato oggettivo e quanto è invece un dato acquisito, quando studiavo io il primo anno di medicina la genetica, mi spiegavano che c'è un genotipo e un fenotipo. Oggi si parla di epigenetica perché fa più bello, ma insomma c'è un dato che è quello che noi ci portiamo dal primo giorno del concepimento e ci sono una serie di elementi che arrivano nella nostra esistenza grazie al contesto ambientale nel quale ci troviamo. L'ambiente non è neutro, induce modifiche, comportamenti, attiva dei geni o non li attiva. Lo stesso soggetto di sesso maschile o di sesso femminile, se cresce in un paese dove mediamente la temperatura è di 32 gradi, è diverso se cresce in un posto dove la temperatura mediamente è di 2 gradi. E se questo è vero per alcuni aspetti di natura fisica, lo è anche per alcuni aspetti di natura psicologica legata all'identità. C'è una seconda forma di sessuazione che è quella gonadica, cioè quella legata all'apparato genitale maschile e femminile. Perché dico è una seconda, un secondo step? Perché la presenza del cromosoma Y induce la presenza, la crescita e lo sviluppo dei testicoli, l'assenza del cromosoma Y fa sì che le strutture nell'ambito del processo di sviluppo dell'embrione e poi del feto costituiscano le ovaie. È un disegno, non è semplicissimo, ma è solo per dire che c'è un momento dello sviluppo embrionale in cui c'è uno stadio bipotenziale e a seconda che ci sia o no il cromosoma Y, quello stadio bipotenziale sostanzialmente identico prende la strada della mascolinizzazione gonadica piuttosto che della femminilizzazione. C'è un terzo livello di sessuazione che sono gli ormoni. Gli ormoni che sono prodotti da quegli organi che sono il frutto dello stimolo legato alla presenza di quei cromosomi. Quindi la sessuazione genetica induce la sessuazione gonadica che induce la sessuazione ormonale. E allora avremo che nei maschi, grazie alla presenza del cromosoma Y che induce lo sviluppo dei testicoli, si producono gli androgeni. Nelle femmine l'assenza del cromosoma Y induce la formazione delle ovaie che producono gli ormoni estrogeni. Questi ormoni non sono prodotti in maniera esclusiva dai maschi e dalle femmine, ma in maniera preponderante nei maschi gli androgeni, nelle femmine gli estrogeni. Le differenze sono legate appunto alla quantità, alla presenza di recettori che permettono il legame di queste proteine e quindi la loro azione e per quanto tempo sono prodotti. Ed infine la sessuazione cerebrale. Il nostro cervello è un cervello maschile o un cervello femminile, non è un cervello pur sia, è un cervello che ha una sua differenza. Non ve la sto a far lunga sulle tecniche di neuroimaging che hanno potuto permettere di capire che nella donna c'è una minore specializzazione degli emisferi, e poi vedremo perché, mentre nell'uomo c'è una marcata lateralizzazione, una rigida lateralizzazione, una rigida asimmetria in cui prevale un emisfero sull'altro. Nell'uomo, per esempio, c'è una rigida dominanza del linguaggio a sinistra e delle abilità visuospaziali a destra. Perché c'è questa differenza? Perché nelle donne le connessioni interemisferiche tra i due emisferi sono
molte di più e quindi il cervello femminile va più veloce. Lo sapevamo, non c'era bisogno della conferenza di stasera, eh? Lo sapevamo benissimo. È come se parlassimo delle frecce tricolore rispetto alla locomotiva a vapore. Noi maschi abbiamo queste caratteristiche cerebrali, non ce ne vogliano le signore, non si incavolino, siamo fatti così. Ma siamo fatti così a tal punto che il nostro pensiero viene definito fin dagli anni 50, la psicologia del comportamento, un pensiero lineare. Quante delle signore presenti sanno che un maschio da A a B, qualche volta da B ad A, ma guai a fargli cambiare strada, eh? Ok? Quello delle femmine è un pensiero circolare, ma è un pensiero circolare perché queste connessioni interemisferiche tra i due emisferi permettono un passaggio più veloce del pensiero. Non è un dato perché sono più brave o noi maschi siamo un po' più idioti, cioè magari è anche vero, però è legato ad una diversa strutturazione del cervello. Se una moglie, una compagna, una donna dice a un uomo fammi la cortesia, guarda l'acqua che bolle, quello guarda l'acqua che bolle, ok? Una donna che sta in casa o che vive la vita familiare è capace nel mentre che l'acqua che bolle pela le verdure, fa fare i compiti alla bambina, eccetera, no? Noi facciamo un compito alla volta e qualche volta nemmeno bene, ma questo ha una sua base. Non è perché io sono fatto così e tu sei... Sì, cioè perché sono fatto così e sei fatta così, ma per una ragione di natura... questa è la ragione per cui le donne sono multitasking e noi un po' meno. Io faccio il medico legale, quando facciamo le autopsie andiamo a pesare il cervello degli uomini maschi, effettivamente pesa di più. Il problema è che non è un grande cervello, nel senso che il funzionamento è un funzionamento... un po' più. In questo studio, che ormai risale al 2006, le differenze femmina verso maschi vengono identificate anche rispetto ad alcune zone specifiche del cervello, la corteccia cingolata anteriore, la corteccia prefrontale, l'insula, dove le sensazioni cosiddette viscerali sono più rappresentate in questa insula, in questa porzione che è maggiore nelle femmine che nei maschi, ma è solo per dirvi che ci sono dati che dimostrano quello che sto cercando di dire. Come per esempio questo dimorfismo biologico, questa differenza biologica, permette di capire che esiste di fatto una medicina di genere. Oggi anche nelle nostre aziende sanitarie spesso si fanno corsi di formazione sul tema della medicina di genere, perché non è la stessa cosa dare la pillola antipertensiva ad una femmina piuttosto che a un maschio, dare l'antidiabetico orale ad una femmina piuttosto che a un maschio. Non è solo un problema di commisurarlo al peso, a volte si fa anche la valutazione del peso, ma è anche legato al fatto di come metabolizzi in maniera diversa il farmaco. Figuriamoci che, per esempio, nascono più maschi che femmine, ma sopravvivono più femmine che maschi. Il motivo per cui nascono più maschi che femmine è perché già fanno fatica a sopravvivere, per cui ce ne vuole di più per garantire, per esempio, alcune patologie colpiscono più i maschi delle femmine. Per esempio l'autismo è una patologia a netta prevalenza maschile. Brevissimo accenno al cosiddetto gender identified disorder. Non entro in campi che non mi appartengono, ma è solo per dire che quando si parla di disforia di genere, cioè incapacità di identificarsi dentro il corpo fisico che ho, quindi la possibilità di sentirsi imprigionato in un corpo sbagliato e quindi la necessità di trovare un equilibrio, ognuno attraverso le strade che ritiene, è quello che viene chiamato male to female, female to male, si è visto, un dato interessantissimo, che la terapia ormonale postnatale può modificare la struttura corporea, può modificare, la voce, può contribuire a modificare l'aspetto esteriore, ma non riesce a modificare il cervello.
il cervello, una volta che è avvenuto quel processo di sessuazione che ho detto prima, non è modificato a ritroso dagli ormoni. Non ci sono anomalie genetiche della disforia di genere, il problema è multifattoriale, possibile che ci sia una problematica legata alla sessualizzazione atipica legata al testosterone. Ma, ripeto, non entro. Due ultime battute. Quando io ero bambino, la parola genere la si usava solo in grammatica. Poi, col passare degli anni, si è cominciato ad usare la parola genere inizialmente come alternativa alla parola sesso, ultimamente, quindi o di sesso maschile o di genere maschile era uguale, ultimamente invece come due cose tra loro differenti. Il sesso è un dato che ti ritrovi, il genere è una scelta soggettiva variabile, nel tempo. È come se si potesse avere una polarità di scelte. Già ci è stato detto, l'ha pubblicato Repubblica il 4 luglio del 2014, questi 58 generi, tra cui in quell'elenco pubblicato da Repubblica c'è, io non ho potuto verificare la fonte di Repubblica, anche la pedofilia tra i generi possibili. Vado a concludere. I due sessi sono radicati dal punto di vista biologico nella specie umana. Ci sono condotte sessuali coerenti e complementari rispetto a questa sessuazione. Noi tutti viviamo dentro una dimensione esistenziale sessuata maschile e femminile. C'è un comportamento sessuale legato al dimorfismo sessuale biologico. È evidente che un comportamento sessuale in contrasto con il dato biologico di appartenenza di genere è anche in contrasto con il dato di strutturazione biologica. E quindi non possiamo pensare ad un determinismo assoluto, perché c'è la componente psichica sulla quale va costruita l'identità, ma io credo che il tema della teoria di genere affiori, o meglio, faccia affiorare il tema dell'ideologia. Prima in una diapositiva si parlava di colonizzazione ideologica, questa frase è stata usata per dire che rispetto ad un dato si vuol trasformare il dato in ideologia. Non ci sono presupposti di natura scientifica per far pensare che questa distinzione possa essere così rilevante, e allora il rischio è quello di imporla o di farla passare attraverso programmi di tipo educativo e azioni di propaganda. Io mi fermo qui e lascio a Consuelo Fortuna il compito di tracciare il percorso dell'identità e soprattutto di chiudere questa serata. Dunque, io avevo preparato delle slide, solo che ascoltando i relatori che mi hanno preceduta, ho elaborato questo pensiero. C'è chi ha parlato del cervello sociale, c'è chi ha parlato del cervello biologico, a me tocca quello emotivo sostanzialmente, no? In più ho ascoltato concetti quali l'importanza della relazione, contesto, ambiente, essere genitore, essere figlio, individuo, per cui ho pensato di costruire la linea unendo questi due punti questa sera, no? I punti dei concetti che sono stati spiegati prima in maniera estremamente precisa e perfetta, mi ci sono ritrovata tantissimo, e a me manca l'ultimo punto, cercando, forse in modo un po' presuntuoso, però ci tento, se non ci riesco scusatemi, cercando di creare l'interazione tra questi due punti, il cervello biologico e il cervello sociale, che interagiscono con la parte emotiva. Una parte emotiva che è difficile da concettualizzare in maniera così chiara, logica e in maniera così lineare al maschile,
Perché parliamo di una sfera interna, quella psichica e quella psicologica, che purtroppo non è tangibile se non attraverso il comportamento, attraverso quello che riusciamo ad esprimere. Ci tengo a dire questo, che io sono una psicologa con un orientamento psicoterapeutico, quindi di formazione, sistemico-relazionale. Quindi il tema della relazione e il tema del come il contesto agisce sull'individuo, sia direttamente che implicitamente, a me sono temi molto cari. E per fare questo uso solamente un paio di slide che io avevo pensato, che però mi hanno anche un po' anticipato loro, però le utilizzo lo stesso, che sono alcune definizioni, perché quando si parla di queste tematiche, soprattutto delle tematiche che abbiamo ascoltato anche attraverso di loro, che sono per l'appunto delle ideologie, dei pensieri che vengono espressi soprattutto negli ultimi anni, io trovo che sia assolutamente fondamentale andare a comprendere le definizioni, cioè capire di che cosa si sta parlando, ma le definizioni che sono riconosciute, non definizioni che sono sentite dire, no? E per me sono importanti tre definizioni. La definizione dell'identità di genere, identità di genere che sta a significare ciò che viene definito come da come ciascun individuo sente di essere, da come è in natura nel suo essere maschile o nel suo essere femminile. Allora, io vi chiedo di prestare attenzione a quelle parole che io ho messo in evidenza. Sente di essere, perché poi le riprenderò successivamente. Poi, l'altra definizione che per me è importante questa sera è quella del ruolo di genere, definito come ciò che socialmente e culturalmente viene definito come maschile e femminile, risponde quindi alla norma sociale e alle credenze condivise dai più, che definiscono quali comportamenti si adattano ai ruoli maschili e femminili. Quindi questa è un'altra definizione da tenere bene a mente. L'altra definizione, che per me è importante, è quella dell'orientamento sessuale, definito come attrazione sessuale che ciascuno sente verso uno dei due sessi o verso entrambi. Queste tre dimensioni, queste tre definizioni, possono comporsi all'interno di ciascun individuo in combinazioni differenti. Per cui, facciamo degli esempi. La mia identità di genere è quella femminile, perché io sento di essere donna, però non nego che in età adolescenziale nel mio ruolo di genere sono stata un po' rivoluzionaria, per esempio giocavo con Ken, ok? Ma la mia attrazione sessuale è verso l'uomo. Questa è la mia combinazione. Poi ci possono anche essere altre combinazioni, combinazioni del tipo ci possono essere una donna, parlo di me perché sono donna, ok? Che non gioca con Ken, ma bensì può giocare con la Barbie, però può essere attratta da un'altra donna, ok? Però di fatto quella donna, quando si specchia, è donna. E questa è l'identità, ciò che io sono e ciò che nella mia natura io sono. E la natura è composta da che cosa? Da tutto il senso biologico, ma anche dal senso emotivo. E io vorrei addentrarmi in questa dimensione. Prima il dottore parlava di tutto un mondo biologico, i geni, i fenotipi, che costruiscono tutta una componente, tutta una strutturazione biologica, fin dal momento in cui si avviene il concepimento. E questo è davvero bene, è davvero giusto, scusate. È giustissimo, perché che cosa succede? Succede che nel momento in cui avviene il concepimento, anche la mamma lo sente. Cioè la mamma diventa mamma nel momento in cui sente il concepimento, non quando sa di essere incinta. Una donna lo sa quando è incinta. E è lì che parte lo psichismo, è lì che parte la relazione tra la mamma e quel
piccolissimo esserino. È lì che avviene il concepimento anche della relazione. La relazione che passa attraverso le sensazioni. Le sensazioni sono qualcosa di non catalogabile, di non dimostrabile, però è qualcosa che si sente, ok? E il bambino appena nato è già un cumulo di sensazioni che percepisce, assorbe come una spugna dal grembo materno. Un bambino che ha già tutto il bagaglio biologico che porta con sé, bambino, bambina, e che quindi ha già tutto il bagaglio sensoriale della relazione, non sto parlando della mamma unicamente, della mamma, della relazione che a sua volta quella donna ha un bagaglio di sensazioni che ha raccolto nella sua storia. Ed è una storia che non è fatta solo di fatti, ricordi, esperienze, è una storia che è fatta anche di sensazioni. Quindi quel bambino, appena è nato, ha già una spugna sensoriale che è fatta già di tanto della mamma, di tutto quello che la mamma trasmette, di tutto quello che la mamma ha assorbito anche dal contesto sociale, culturale, della sua storia. Quindi quel bimbo ha già delle sensazioni che inevitabilmente vanno ad interagire con il suo bagaglio biologico e di conseguenza anche con il bagaglio culturale e sociale. In questo momento io vi sto cercando di descrivere brevemente quello che Bowlby, con i suoi studi scientifici e quindi anche dimostrati, Bowlby parlava della teoria dell'attaccamento. Bellissima, io sono innamorata di questa teoria, perché lui attraverso vari esperimenti relazionali è riuscito a dimostrare che esiste un attaccamento che va molto oltre della semplice interazione tra bimbo e mamma ed anche tra bimbo padre ed anche tra madre, padre e bimbo, che sono, sintetizzo, quelli che Bowlby chiama i modelli operativi interni, le famosissime identificazioni. Quindi nell'identificazione io mi porto dentro l'identificazione di mio padre e di mia madre e non ho scelto di essere donna in maniera meccanica, l'ho scelto perché l'ho sentito perché ovviamente i miei genitori attraverso la storia della nostra relazione, cioè quello che è avvenuto tra me e mia madre, me e mio padre, tra me e i miei genitori, è una storia talmente tanto spontanea, talmente tanto naturale, composta di biologia, cultura, società, ma anche di tutto questo bagaglio sensoriale che ho appreso e che naturalmente mi hanno portato alla costruzione della mia identità. Identità è chi sono. Quindi potete dedurre da questo che io già quando nasco ho nella mia memoria quelle sensazioni che inevitabilmente nel corso della mia esistenza vanno a condizionare in maniera molto spontanea e naturale la costruzione della mia identità. Sensazioni che, unite anche a tutto il bagaglio biologico che mi porto dentro, creano quella base sulla quale poi verrà strutturata la mia personalità. L'identità è ciò che io sento di essere senza che io mi chieda chi sono. L'identità è ciò che io sento. Non posso decidere di essere andando contro quelle che sono le mie sensazioni, perché quelle comunque mi fanno agire, mi fanno essere, mi portano e mi spingono a dei comportamenti, a delle scelte, a delle passioni, a delle vocazioni che già sono scritte in una storia molto molto implicita. Tanto che Freud parlava per l'appunto di pulsioni, non di istinti, di pulsioni. La pulsione è un linguaggio già scritto nel bagaglio delle sensazioni di un individuo fin da piccolino, che poi dopo si rievocano nel corso della storia. Vi è mai capitato di essere in un contesto, in una situazione dove avete la sensazione di averla già vissuta?
A me capita spesso, anche perché il mio bagaglio sensoriale è stato decodificato in tutti i modi, mi hanno proprio ribaltato come un calzino con la formazione che ho fatto. Però quella sensazione di averla già vissuta è qualcosa che è già scritto dentro di noi, che però il nostro cervello razionale, quindi la nostra corteccia cerebrale, quella che fondamentalmente è il cervello delle nostre sovrastrutture, giusto? Ok, sto citando bene. Il cervello più evoluto, mentre invece quello emotivo è quello molto molto meno evoluto, percepisce come qualcosa che conosco ma che non so identificare, che lo conosco, non lo so decifrare perfettamente perché per l'appunto è una sensazione. Quindi la mia attenzione sul concetto delle sensazioni questa sera è quello di farvi capire che dentro di noi già una storia c'è, dentro di noi già un modo di essere già c'è e già c'è scritto. Quindi quando si parla di identità non dobbiamo solamente far riferimento a come ci vestiamo, che sport abbiamo fatto, come porto i capelli, come, che tipo di amici ho, oppure come posso truccarmi o come non posso truccarmi. Quella è l'identità che io vedo, ma la vera identità è quello che io sono dentro, è quello che io sento, è quello che io percepisco ed è la perfetta interazione tra il mondo biologico, alla quale io negli ultimi anni ho dovuto per forza affacciarmi per poter capire tante concettualizzazioni quali quelle della sensazione o tanti aspetti del mondo emotivo. Però è inevitabile che questa interazione perfetta si metta in relazione anche con il contesto. E sul contesto purtroppo abbiamo diverse criticità da tenere in considerazione. Intanto, per ritornare al concetto degli studi di genere, questi sono studi, come ho detto per l'appunto, come è stato detto prima, sono studi che sono stati fatti per dimostrare le differenze che esistono tra uomini e donne. E mi trovo assolutamente d'accordo con il dottore quando ha fatto le differenze, quando prima ha parlato delle differenze tra maschio e femmina. Sono assolutamente così, perché io comunque le ritrovo nel mio lavoro e tante volte sento, quando lavoro con le famiglie, io prevalentemente lavoro con le famiglie, sento maschi e femmine che si lamentano a vicenda, ad esempio del mentre io passo l'aspirapolvere, mio marito ha preso lo straccetto per pulire solamente una mensolina della credenza. Oppure mentre io ho portato i figli a fare questo, ho fatto quest'altro, ho fatto lo spesso, ho fatto quell'altro, mio marito ha passato solamente l'aspirapolvere. Questo significa essere maschi e femmine, perché in effetti ci sono delle grandi differenze e per fortuna gli studi di genere ce le hanno finalmente rese palesi. Partendo dal presupposto che io sono assolutamente convinta che le differenze sono un'opportunità, sono una ricchezza, perché io ad esempio, grazie all'aver conosciuto il mondo maschile, ho molto apprezzato la dimensione psicologica maschile, perché davvero voi state meglio rispetto a noi donne, noi siamo multitasking e tante volte ci complichiamo anche molto spesso la vita, no? Un pensiero semplicissimo, lineare, pragmatico e realista, tanto che questa differenza, tradotta anche nel mio mondo, quello della psicologia, l'uomo o il padre simbolicamente rappresenta il senso della realtà, mentre invece la mamma, simbolicamente parlando, rappresenta il mondo dell'affettività. Ora, andare a distruggere questi significati veramente significa entrare in un mondo liquefatto dove non esistono più confini, dove non esistono più dei punti di riferimento. E proprio questa sera parlavo prima con una persona che mi chiedeva un po' come va il mio lavoro. La mia risposta è stata proprio questa, che negli ultimissimi anni io pratico l'attività psicoterapica da circa 17-18 anni e ho visto purtroppo un'evoluzione rapidissima del disagio adolescenziale e del disagio familiare. E negli ultimi anni provo un fortissimo senso di angoscia nel pensare che i ragazzi, non tanto negli adulti,
anche se anche noi avremmo tanto bisogno di punti di riferimento, ma purtroppo i ragazzi non hanno più punti di riferimento grandi, pilastri, quelli che ho avuto io, loro iniziano a non averli. Per cui io sono una grande lettrice di Bauman, perché coglie e sa spiegare perfettamente questi concetti che purtroppo sono molto reali. Noi siamo già in una società molto liquefatta e questo è il dato quello più preoccupante. E se noi andiamo a togliere questi due elementi, realtà, affettività, li andiamo a destrutturare nel loro significato, perché in effetti l'uomo è un regolatore emotivo. Pensiamo alle famiglie, pensiamo alle dinamiche tra le famiglie, il padre, la mamma, l'uomo e la donna. Noi donne ci complichiamo la vita, affettivamente parlando. L'uomo è un regolatore emotivo. Che significa? Quando l'uomo dice "hai finito?", in quel momento, mentre noi lì polemizziamo, quel "hai finito" ci regola. Quindi sono due perfetti incastri che, se dal punto di vista antropologico ci è stato trasmesso questo, significa che la natura in questo perfetto incastro ha trovato una significatività, in questo perfetto incastro delle differenze, significa che c'è la possibilità di poter dare una continuità alla specie. Perché poi, se ci ripensiamo anche, ritornando agli studi di genere, gli studi di genere ci hanno permesso di poter conoscere queste differenze. Però gli studi di genere ad un certo punto hanno iniziato a parlare di una certa ideologia, che per me non è studio, non è teoria, ma per l'appunto è ideologia, quindi è un'idea, ok? Che non ha nient'altro che dimostrato ciò che già noi conoscevamo, che socialmente, da un punto di vista sociale, i nostri figli, come anche noi, abbiamo appreso dei pregiudizi. Pregiudizi che non sono nient'altro quelli legati, ad esempio, all'omosessualità, al fatto che un maschietto non può giocare, non può fare danza, al fatto che una femminuccia, ad esempio, non può giocare a calcio. Questi sono dei pregiudizi, sono delle idee trasmesse, ma che però sono idee, non sono delle... cioè io per esempio ho giocato a pallacanestro, però anche se venivo presa in giro, comunque ciò non ha deviato il mio senso di identità. Ha semplicemente, poi giocare a pallacanestro, ho 42 anni, all'epoca non era tanto strano che io giocassi a pallacanestro, però per esempio mia nonna, nel 65, nel 66, giocava a pallacanestro. Quindi pensate il contesto come varia, no? Però mia nonna mi ha essenzialmente trasmesso che cosa? Sì, rivoluzionaria, però non mi ha detto "sì, rivoluzionaria e cambia la tua identità". Mia nonna mi diceva "sì, te stessa, ascolta le tue sensazioni, prova ad essere un po' rivoluzionaria", che è un po' diverso dal dire "sì, rivoluzionaria e cambia il tuo senso di identità". Cambia un po' il concetto, no? Per cui, sì, gli studi di genere ci hanno dimostrato già quello che sapevamo, però sostanzialmente sono andati a colpire, secondo il mio modestissimo punto di vista, un concetto molto importante. Loro spingono tanto sul concetto della sessualità. Allora, se noi ci riflettiamo un attimo, la sessualità può avere due funzioni. Quello dell'incontro sessuale, quindi unitiva, della condivisione, dell'espressione sentimentale, ma la seconda funzione è quella riproduttiva. E la riproduzione può avvenire solo ed unicamente attraverso l'uomo e la donna. Cioè senza l'uomo e senza la donna non si può trasmettere quello che è un concetto di vita naturale, puro. Per cui, venendo meno queste due identità, viene meno quella che è la specie, quindi viene meno, vengono a mancare il bisogno di appartenere ad una specie naturale, vera, giusto? Quindi prima si parlava di bisogno,
qui si stanno mettendo in crisi diversi bisogni che però sono fondamentali nell'essere umano. Maslow parlava di una piramide, parlava della piramide del bisogno fondamentale che è quello biologico e poi dopo parlava del come step successivo alla piramide, parlava del bisogno d'appartenenza, poi parlava del bisogno affettivo, poi parlava del bisogno di stima e poi questi step interdipendenti tra di loro, quindi in relazione tra di loro, ogni step, se veniva soddisfatto adeguatamente, si riusciva a raggiungere l'autorealizzazione personale. Sapete che cos'è l'autorealizzazione personale tradotto? L'identità, l'integrità dell'essere umano. L'integrità dell'essere umano passa attraverso il bisogno biologico, il bisogno di appartenere ad un contesto, il senso di appartenenza, quindi il senso di relazione, ma quando parlo di relazione chiara, dove io trasmetto delle sensazioni che sono chiare, che sono sensazioni di riconoscimento dell'altro, mi identifico all'altro, ma l'identificazione mi deve dare un qualcosa che arricchisce la mia identità, mi arricchisce a tal punto che io mi sento amato, bisogno d'affettività. Nel momento in cui io mi sento amato, l'identità, arrivo all'identità perché io mi sento di volermi bene. Cioè, capite queste relazioni? Bisogno biologico. Se viene meno il bisogno biologico, quindi se viene meno il senso di soddisfacimento di quelli che sono i bisogni fondamentali nell'essere umano dal punto di vista biologico, c'è una privazione. Una privazione biologica. Se manca la privazione biologica, manca il sentirmi parte di un contesto e quindi mi mancano i punti di riferimento. Il bisogno biologico può essere quello di mangiare, dormire, andare in bagno. Un bisogno biologico può essere anche quello della sessualità. Un altro bisogno biologico può essere quello del succhiare il latte dalla tetta di mia mamma. Un altro bisogno biologico può essere quello del... vedete, nell'OMS parlano e definiscono alcune tracce, alcune linee delle tappe evolutive dei bambini. E quando si parla nell'OMS, per esempio, della masturbazione nel bambino, da 0 e fino a 3 anni, mi sembra, ok? Il bambino realmente si masturba, però per il bambino quella masturbazione che può essere paragonata ad un bisogno biologico, cioè quello di toccarsi i genitali, sia maschio che femmina, non è sessualità, perché nel bambino a quell'età non c'è minimamente la rappresentazione della sessualità, non c'è nemmeno nella testa, nel cervello e nell'emotività di una ragazzina, di un ragazzino di 11 anni. Perché i ragazzini che vanno dai 6 e fino ai 10, 11 anni, adesso sto dicendo dell'età che possono anche non corrispondere, però ogni libro ha una sua età, no? Allora io mi sono costruita delle mie, in base alla mia esperienza. Però i bambini giocano con i loro coetanei perché ancora non hanno il senso della malizia. Per cui il bambino che da un punto di vista di bisogno biologico, quando è piccolino si tocca il genitale, in quel momento lui ha bisogno di sentirsi soddisfatto da un punto di vista di piacere. È uno scarico di una frustrazione. Quindi non c'è niente di male vista da questo punto di vista. Per me non è propriamente corretto che ci sia qualcuno che da un punto di vista educativo educa un bambino ad apprendere qualcosa che non è nemmeno nelle sue corde. Per me non è corretto questo. È come se io venissi qui questa sera da voi a dirvi che faccio la psicologa, che ne so, che siamo tutti dei malati mentali e cerco di dimostrarvi e cerco di condizionarvi o cerco di suggestionarvi attraverso qualche vostro comportamento
facendo la similitudine di qualche vostro comportamento con qualche sintomo, in assenza di pensiero critico, riuscirei a suggestionare tutti. Parlo in assenza di pensiero critico. Il pensiero critico è il pensiero ipotetico deduttivo che i bambini, i ragazzi, iniziano a maturare dai 15-16 anni in poi. Tutti qui presenti abbiamo iniziato a maturare il pensiero critico, che è l'ultimo step evolutivo cognitivo. Pensiero critico che poi ci fa affacciare a quella che è l'età della maturità. E il pensiero critico va da 15-16 anni fino a verso i 24-25. Quindi io come faccio a non condizionare qualcuno che è privo di un pensiero che è fondamentale per la costruzione di un pensiero identitario? Pensiero critico è il pensiero identitario, cioè ciò che io penso, ciò che io sento di essere, l'identità di genere. Cioè, dico questo, semplicemente questo. Quando si parla di essere, quindi di identità, io dico sempre questo, che non devo fare bene, o non devo comportarmi bene, o non devo per forza corrispondere a quelle che sono le norme sociali, o non devo per forza fare quello che pensano gli altri e quant'altro. L'identità è un'eredità, quindi io trasmetto non solo un sapere, non solo un'educazione, ma trasmetto un essere. È un'eredità che è piena ed è intrisa sia degli aspetti culturali, per così come l'ho interiorizzato io, gli aspetti biologici che mi contraddistinguono, e quelle sensazioni che fin dal momento del concepimento mio, in relazione con la mamma, mi porto dietro. Quindi è qualcosa che è un'eredità che ha una biografia ancor prima di quando iniziamo a pensare, no? E quindi teniamo da conto la nostra eredità, perché è decisamente il bagaglio più significativo della nostra specie umana, che ci contraddistingue da tutti. Grazie. Grazie a Consuelo, grazie a tutti voi. L'invito che ci ha appena fatto, teniamo da conto la nostra identità attraverso tutti gli strumenti che abbiamo, certamente un invito che credo possiamo raccogliere tutti quanti. A conclusione, proprio due parole, ma veramente due. Siamo partiti da una vicenda, dal racconto di una vicenda, in cui era probabilmente mancata una informazione, e da quella informazione doveva derivare un consenso o eventualmente un dissenso. Per chi fa il medico legale come me, parlare di consenso e di informazione è quasi pane quotidiano, no? In ambito di sanità, voi sapete, l'informazione prelude al consenso a qualunque atto sanitario. Ecco, l'auspicio, la speranza, mi viene da dire la convinzione, è che abbiamo cercato questa sera di portare qualche elemento di informazione, perché chiunque si trovi a dover poi agire in maniera autonoma, a poter prestare il proprio consenso nel ruolo educativo che riveste, lo possa fare avendo qualche pezzetto in più di consapevolezza. Non pretendiamo certo in una serata di poter esaurire tutto quello che ci sarebbe da trattare, meno che mai di poter affrontare un dibattito che richiederebbe, prima Andrea quando ha cominciato ha detto ci vorrebbe un giorno intero, com'è che hai detto, ma forse ben di più, ma speriamo di aver portato un piccolo contributo alla conoscenza e alla informazione. Grazie a tutti.